Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su World of Warship, il gioco free to play che potete scaricare dal link in descrizione e che vi permetterà di scendere in battaglia con centinaia di incredibili navi da guerra provenienti da tutto il mondo e potrete combattere contro altri giocatori in carne ed ossa e addirittura sbloccare navi sempre più potenti e dei potenziamenti davvero incredibili. Ammetto, quando devo iniziare a registrare un video di World of Warship vengo colto dall'ansia. Sì, perché a nostra disposizione, come vi ho detto prima, abbiamo quasi 400 navi da guerra e pertanto c'ho l'imbarazzo della scelta. Sapete bene che poi sono divise in 4 categorie principali. Questa nave, ad esempio, è un cacciatorpediniere. Sono le navi più piccoline, ma sono anche quelle più agili e riescono effettivamente a muoversi tranquillamente dietro le linee nemiche. Ovviamente, essendo delle navi piccole, va da sé che non godono di una grande corazza, pertanto bisogna fare molta attenzione a non finire sotto il fuoco del nemico. Tuttavia, sono in grado effettivamente di affrontare anche la corazzata più potente. Se riescono ad arrivargli in parte e a sganciare i loro siluri, la riusciranno ad abbattere nel giro di pochissimi secondi. È questo che mi piace di World of Warship. Anche la nave più piccolina può cambiare le sorti della battaglia. Va da sé che ovviamente con un'artiglieria così modesta non potrà invece fare grandi danni. Devo dire che comunque si difendono abbastanza bene. E vi dirò di più, questa è anche una bellissima nave russa di livello 5. Se andiamo a prendere ad esempio una nave giapponese di livello 2, cioè io mi sono detto, com'è possibile che il personale di bordo potesse sentirsi difeso a bordo di una nave del genere? Cioè, guardate, c'è praticamente il telo, non è un telo antiproiettile. Qua se qualcuno ti sparava, ci morivi alla velocità della luce. Se prendiamo ad esempio questo cacciatorpediniere della Germania, quantomeno potete notare che il timoniere è un po' protetto, cioè non troppo, cioè comunque degli spifferi incredibili. Cioè, no, perché non gli mettevano le porticine a sto povero Cristo? Ma mi si ammalava il povero timoniere. E almeno mi dà l'impressione di essere una nave un pochettino più resistente. Ma queste mi sembrano tanto delicate. Allora, partiamo ovviamente, come dicevamo, con una nave russa di livello 5, che è una delle mie preferite, perché i suoi parametri sono anche abbastanza equilibrati. Allora, se clicchiamo peraltro sul nostro capitano, possiamo sbloccare tantissime abilità, a patto ovviamente di avere dei punti da distribuire. Sono divise peraltro in 4 categorie: resistenza, attacco, supporto e versatilità. A seconda della classe a cui appartiene la vostra nave, cambieranno le suddette abilità. Ho scoperto peraltro che hanno aggiunto un nuovo porto veramente incredibile, si chiama Poligono. E come potete vedere, di colpo ci ritroviamo catapultati su un pianeta alieno dall'aspetto decisamente molto molto marino. E oh mio Dio, che cos'è quello? Diciamo che forse non dovevo venire qua. Facciamo una bella cosa, vediamo di scendere direttamente sul campo di battaglia. Ok, la nostra prima missione è iniziata. Come dicevo, il bello di questi cacciatorpedinieri è che possono muoversi ad elevata velocità. I cannoni riescono a brandeggiare molto rapidamente. E ammetto, fin tanto che non ti trovi nel bel mezzo del conflitto, è un piacere solcare queste acque. Allora, ci stiamo effettivamente avvicinando al territorio nemico. C'è il mio collega che, oh, c'ha i motori iperpotenti. Guarda, posso mettere anch'io il turbo, eh. Ecco qua, turbo attivato, che facciamo la garetta, santo cielo. Oh, oh, siluri, 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 porca di quella iperporca. Che schivone, che schivone, porca di quella iperporca. Mi sono cacato, ma proprio una cifra. Buongiorno, buongiorno, io sono il telone. Porca di quella iperporca. Ah, altri siluri, vabbè. Schivati di nuovo. No, vabbè, mi sto prendendo in peggio spaventi. Aspetta, 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 che gli lancio anche un po' di siluri. Non si può però andare avanti a sto modo. Ehi, ragazzuoli, diamoci una colmota, porca di quelli per porca. Ok, centrato in pieno. Andatemi i prodi, andatemi i prodi. Dimmi che l'ho preso, dimmi che l'ho preso. Oh, devastato, devastato, ma proprio una cifra. Allora, abbiamo degli incrociatori nemici a oltre 15 km di distanza, quindi praticamente non li raggiungeremo mai. Cerchiamo comunque di dare il massimo di potenza ai motori e proviamo ad avvicinarci. E il mio collega, grazie al cocchio, c'è i cannoni più potenti, ma non vale. Oh oh, buongiorno, ho trovato una corazzata all'improvviso. Scusate, posso avere dei siluri da lanciare? Perfetto, dimmi che gli ho sparato abbastanza in fretta. Oh, buongiorno, buongiorno, perfetto, andate piccolini. Oh madonna, la distruggo. Oh maronna, la distruggo. Oh, oggi abbiamo iniziato alla grande, ragazzoli. Incredibile, ma vero. Le grandi botte di Chiurlo. Perfetto, come vi ho detto, anche una nave piccina picciò riesce davvero a devastare le navi più potenti del nemico. Ok, resta solo quell'incrociatore nemico a 7 km di distanza. Quindi vediamo di aprire velocemente il fuoco. Preso in pieno, gli abbiamo anche causato un incendio. Cosa vuoi di più dalla vita? Porco cane, a quanto pare ha schivato i siluri. È questione di pochi secondi e ci siamo aggiudicati la vittoria, ragazzuoli. Una vittoria perfetta. Ottimo, direi quindi di passare alla seconda classe, ovvero gli incrociatori, che sono delle navi decisamente molto più serie, dei piccoli e scattanti cacciatorpedinieri.
Questo peraltro è dotato anche di un aereo. Possiamo personalizzare la tipologia di aereo. In questo caso è un velivolo da ricognizione, ma possiamo casomai richiedere un caccia che non sarebbe male. Rilascia quindi due caccia che agiscono in un raggio d'azione di 3 km. Ma sì, perché no? Ovviamente ho sbloccato qualche potenziamento, come la velocità di brandeggio delle torrette principali. Sapete che a me piace brandeggiare tantissimo. E avrete sicuramente notato che la batteria principale è una batteria di tutto rispetto, Guarda che spettacolo, abbiamo un paio di cannoni frontali e un paio di cannoni posteriori. Bellissima lei, oh ragazzi, avevamo delle navi davvero meravigliose. E per non farci mancare nulla potete vedere che sono anche presenti dei lanciasiluri. Quindi all'occorrenza ci possiamo avvicinare ancora una volta alla nave nemica e distruggerla con un paio di colpi ben assestati. Ovviamente questa gode di una resistenza decisamente maggiore rispetto ai cacciatorpedinieri, ma avendo una stazza maggiore sarà anche più lenta e virare richiederà più tempo. E ma che cocchio, piove tantissimo, scusate, ma in Italia non ha piovuto abbastanza sti giorni? Di acqua ce ne siamo presa anche troppa, Perfetto, vediamo di partire. La rottura di scatole, più che altro, è che la batteria principale richiederà molti più secondi per essere ricaricata. Quindi dobbiamo fare molta attenzione quando spariamo, perché se non pigliamo l'obiettivo passeranno circa 15-20 secondi prima di poter sparare nuovamente. È una mia impressione o qualcuno mi sta sparando dalla distanza? E non mi sbagliavo. Porco cane, ciccio mi hai già individuato. Ok, buddy, state buoni per adesso, mi hanno mancato. Aspetta che viro e ti pigli tutti i miei cannoncioni. Guarda che mi aveva anche lanciato i siluri il bastardone. Ok, vediamo di girare attorno all'isola e provo ad attaccarlo se possibile alle spalle. Buongiorno, buongiorno, io sono il telone e pigliati tutto il mio cannoncione. Non male, decisamente non male. Potrei provare a sparare dei siluri. È che mi trovo a distanza troppo elevata. No, 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 niente da fare. Ottimo, la batteria principale è nuovamente carica. Aspetta che sta virando il bastardo. Ho paura di mancarlo. Ehi, mi ha iniziato a sparare. Bastardone, dimmi che l'abbiamo preso. Alla grande lo abbiamo preso. Perfetto, ragazzuoli, se volete ricaricare, non mi incocchio. Guardalo, guardalo che spara il bastardone. Mancato, preso, aia. Oh, oh, sta per passare dietro l'isola. Sta per passare dietro l'isola. Ah, provo a sparare un colpo. Provo a sparare un colpo, vediamo un po'. Niente da fare. Sono passati oltre i colpi. Incredibile, ma vero. Ogni tanto le botte di chiurlo. Aspetta che non mi schianto su un'isola, magari lo eviterei volentieri. Ok, sono praticamente pronto ad aprire il fuoco. Eccolo laggiù. Vai, vai, che questo te lo cucchi tu. Ho preso un pochettino la montagna. Tutto calcolato e l'ho mancato clamorosamente. Dobbiamo cercare... Come non detto, lo hanno distrutto i nostri colleghi. Però mi avete ciulato la kill. Ok, già vinta la battaglia. Non sono riuscito a far nulla. Ok, direi di provare ad affrontare una seconda battaglia, sempre a bordo del Genova. Vediamo un po' se riusciamo a prendere quella corazzata laggiù. E... non male. Decisamente non male. Potrei provare a sparargli dei siluri. Vediamo un po'. Oh, sì, ma stai buono. Ok, come non detto, non ti sparo più i siluri. Va che queste corazzate nemiche si triggerano male in pochi secondi. Vai così piccolino. E olè, ottimo. Aia, qualcuno mi ha sparato sul culetto. E voi da dove spuntate? Potrebbe essere un bel problemone. Porco cane, mi hanno fatto dei danni veramente assurdi. Allora, per adesso vediamo di abbattere quella maledetta corazzata nemica. Vai così e perfetto. Ancora un paio di come ho detto, esploda subito. E ora ci dobbiamo liberare delle altre due corazzate che ho attaccate al chiurlo. Oh, c'è un'altra corazzata. E quante boia di corazzate c'ha il nemico? Allora, questa potrebbe essere l'occasione giusta per sparare quei cavolo di siluri. Wow, 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 ho aperto il fuoco su di me. Ragazzi, fatela fuori, perfetto. Abbattuta, ho ancora più di metà dell'HP. Non male. Intanto mi sono distanziato abbastanza dalle altre due corazzate. E ora che ho virato a sufficienza, possiamo provare ad attaccarle. Oddio, potrei provare a lanciargli qualche siluro, sperando che i miei colleghi non ci passino davanti, perché le vie della sfiga sono infinite. Vediamo un po' se i miei siluri la pigliano in pieno. Spettacolare. Spettacolare e abbattuta alla grande. Resta solo l'ultima laggiù. Vediamo un po', è bella distante. Proviamo comunque ad aprire il fuoco. Oh, è vero, mi sono appena ricordato che se premo Z posso passare alla visuale. Oh, delle nostre munizioni. Bello. Oh mio Dio, guarda siluri che si è presa. Gli hanno fatto proprio una cifra di danni. Cioè, siamo tutti che stiamo sparando alla corazzata laggiù. Ragazzuoli, quando volete, sono pronto anch'io. Vai! No, ma dai, mi avete fregato proprio la kill finale così. Beh, non c'è che dire, anche questo incrociatore, il Genova, è una nave veramente fantastica. Beh, non ci resta quindi che testare anche le potentissime corazzate. Ancora una volta vi sto facendo vedere una nostra corazzata della Marina Italiana. Questa è la Giulio Cesare, cioè, ragazzi. Guarda che batteria principale!
È una roba incredibile. Cioè, dopo che hai sparato un colpo, ti ci vogliono 26 anni prima di riuscire a caricare i prossimi. Però vuoi mettere. Ovviamente non è dotata di siluri. Tuttavia, se si piglia un siluro, la barra della vita, che voglio dire, è una nave stracorazzata e difficile da battere, ma in quel caso la barra della vita della nave crollerà vertiginosamente. Avete visto che anche nelle nostre battaglie precedenti, quando riuscivamo effettivamente a sparare un paio di siluri contro una corazzata, beh, aveva in quel caso vita decisamente molto breve. E ovviamente, essendo le navi più grandi, saranno anche quelle un attimino più lente e anche riuscire a virare sarà un'impresa titanica. Tuttavia, invece di prendere la Giulio Cesare, se vi ricordate l'ultima volta che ho giocato, abbiamo scoperto delle navi abbastanza particolari, molto anime effettivamente. Tanti saluti alla componente di veridicità storica delle navi. Potremmo testarci effettivamente questi spettacoli usciti da un anime giapponese. Allora, nel frattempo, peraltro, ho già sbloccato alcune abilità del capitano. Ovviamente, ragazzi, c'è il brandeggio e l'emblema effettivamente del DeLong Gamer, santo cielo. Ho cercato di ridurre la visibilità, perché voglio dire, è una nave gigantesca, la si nota da 826 km, e ho cercato anche di potenziare i cannoni della batteria principale, quindi dovrebbero avere una portata del 20% in più, che mica mi dispiace. Ho messo un allarme per quando arrivano i siluri, perché avete visto che, come ho detto, possono effettivamente farti passare un brutto quarto d'ora. E tanto che c'ero, ho ridotto anche il rischio che i nostri moduli possano essere incapacitati. E ovviamente ho aumentato l'HP. Cioè, già è una corazzata di tutto rispetto. Mi son detto, meglio abbondare. Ammetto, una delle cose che preferisco di questa nave è il fatto che la colorazione sbrilluccica anche sotto il pelo dell'acqua. È inusuale effettivamente per un gioco che, come dicevo, punta tutto normalmente sul realismo. Però voglio dire, l'impatto visivo è di tutto rispetto, ok? Bando alle ciance e vediamo di raggiungere il fronte nemico. Sì, signorina, però si dia una calmata, siamo appena partiti e già l'hai triggerata male. Oh, è noto adesso che peraltro a bordo della nostra corazzata è presente anche un aereo da ricognizione. Anch'esso ovviamente c'ha le lucine, perché noi non ci facciamo mancare nulla. Mettiamo i LED letteralmente su qualunque cosa. Ok, corazzata nemica avvistata a 13 km. Cioè, potrei provare ad aprire il fuoco. Assolutamente sì, ma è altamente improbabile che i nostri colpi la raggiungano. Vediamo un po', la mancherò tantissimo. Ammetto, sta visuale è bellissima. Oh, una l'ho presa. Più di qualcuno. Oh, mi è andata meglio del previsto. Ogni tanto le botte di chiudo del telone. Ehi, chi è che spara? C'è un incrociatore nemico che mi spara da dove? Guardalo dietro la montagnetta. Ehi, guardalo laggiù, Capitan Furbizia. E ti insegno io a rompere i maroni. Olè. Vedi che adesso vai a giocare da un'altra parte. E che cocchio. Vediamo di ripartire un attimino. Bani. Guardate, Bonnie, che ci vuole una vita prima che io ricarichi. Aspetta che intanto facciamo anche partire l'aereo in modo tale che mi individui automaticamente eventuali navi nemiche. Il bello, come dicevo, è che questa nave ha anche dei cannoni che sparano in automatico. Aspetta che intanto viro, che non rimango fregato tanterimo. Ragazzi, i cannoni li vogliamo ricoricore. Perfetto, pronti a far fuoco? Pronti a far fuoco e... olè! Madonna, l'abbiamo devastata. Aspetta che c'è l'isola davanti a me che mi fa caccare tantissimo. Ok, questione di pochi secondi, la nave nemica dovrebbe essere stata distrutta. Ui la la, hanno tentato di spararmi ma sono riuscito a rifugiarmi dietro lì. No, la isola. No, 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 no. Perché? 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 Ma siete bastardi nel profondo. Vi odio tantissimo. Mi odio proprio una cifra. Ok, nel frattempo ho iniziato una nuova partita, perché mi è crashato tantissimo il gioco. Ma è una gioia per il povero DeLong Gamer. Allora, c'è il signore laggiù. Vediamo un po' se l'abbiamo preso. E direi... bene. Molto molto bene. Dovremmo abbatterlo nel giro di po'. Chi è che mi sta sparando? Chi ti ha detto che potevi spararmi, porco cane? Si fa 30 secondi per ricaricare. Non si può, dai. Allora, facciamo partire di nuovo l'aereo in modo tale da rilevare eventuali navi nemiche. Facciamo più attenzione questa volta ai siluri. Come vi ho detto prima, possono cambiare l'esito della tua bellissima giornata in mare aperto. Gli abbiamo fatto proprio una cifra di danni. Ottimo, si è preso i siluri. Oh, oh, aspetta, no, 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 no. No, no, no. Porco cane, uno l'ho preso. E niente da fare, uno l'ho preso in pieno. Sì, la so, stiamo imbarcando acqua, portate pazienza. Oi, e basta, c'è una... la corazzata laggiù che mi ha sparato, bastardone. Ah, a quanto pare non sono l'unico che c'ha la corazzata figa. Vediamo un po' se riesco a pigliarlo. Vai, vai che non è male, vai che non è male. E ok, perfetto. Ho usato il consumabile per ripristinare parte della mia barra della vita. C'è un incrociatore laggiù che ci deve morire malissimo non appena riesco a ricaricare i colpi. Perfetto, colpi ricaricati e pronti a far fuoco. Ui la la. Vai così, vai così, vai così. Perfetto. Beh, beh, beh. Come? Incendio quando? Incendio cosa?
Ma cosa mi urla Cicerri all'improvviso? Da dove un incendio? Porco cane. Signore, vediamo di non scontrarci possibilmente. Lo eviterei volentieri. Uila. No, no, siluri no stavolta. Ok, sono riuscito a schivarli. Ottimo. Ok, la corazzata nemica laggiù, perfetto, è stata abbattuta. L'altro incrociatore ci morirà fra 1,8 secondi. Io ormai me ne sto buono, buono qua, e casomai apro il fuoco. Non è stato necessario. Tutto a posto, abbiamo vinto la battaglia, cosa vuoi di più della vita? Ammetto, la rottura di scatole di questa corazzata non è stata in sé la nave, ma il capitano, che ogni due secondi era lì. Sì, ma stai calmo, sento cielo. Ha sbattuto la luce, era lì. Sì, ok, vabbè, sono così, succedono, è tutto bene. Perfetto, direi quindi di passare all'ultima tipologia di nave. Stiamo ovviamente parlando della portaerei. Ho scelto questa in particolare perché si chiama Ark Royal. No, no, tranquilli, a bordo dei nostri aerei non ci sono i dinosauri, né men che meno lanciamo dinosauri da alta quota. A bordo sono presenti effettivamente tre tipologie ben distinte di velivoli che pian pianino potremo far partire dalla nostra portaerei e guideremo noi stessi fino alle navi nemiche. Se andiamo su equipaggiamento potete effettivamente vedere che abbiamo gli assaltatori, che sono un gruppo di aerei che rilasciano dei razzi esplosivi. Ovviamente dovremo fare molta attenzione perché la contraerea nemica cercherà di abbatterci. Poi abbiamo gli aerosiluranti, un gruppo di aerei che rilascia per l'appunto dei siluri, un po' come fanno le nostre navi, cacciatorpediniere e via dicendo. Ovviamente saranno dei siluri con un potere distruttivo decisamente inferiore, quindi non faranno tanti danni quanto ovviamente una nave stessa. Ed infine abbiamo i bombardieri, che potranno sganciare delle bombe esplosive direttamente dall'alto. E giustamente qualcuno mi potrebbe domandare: ma Lon, mentre tu stai guidando gli aerei, chi è che guida la nave? Non è un problema, ragazzuoli, perché possiamo tirar fuori la mappa ed impostare una rotta che la nostra nave dovrà prendere, in modo tale che praticamente percorra sempre lo stesso percorso in continuazione. Ok, come prima cosa ho lanciato un gruppo di assaltatori. C'è un cacciatorpediniere là davanti che potremmo tentare di colpire. Il problema è che la maggior parte dei nostri piloti quasi sicuramente saranno abbattuti dalla contraerea nemica. In pochi questa sera torneranno a casa. Buongiorno, buon salve, non vedo un cavolo di niente. Ok, vediamo di correggere la rotta. Vai così, quasi pronto. E fuoco, preso. Abbiamo fatto proprio una cifra di danni, ma abbiamo perso anche un sacco di velivoli. Non ce la faccio, non ce la faccio. Mi resta un ultimo velivolo. Però tuttavia il cacciatorpediniere nemico è stato abbattuto. Sì, resta un incrociatore. Ciaone. Ok, ritorniamo alla nave e magari proviamo questa volta con gli aerosiluranti. Il problema è che le navi nemiche si stanno avvicinando pericolosamente alla nostra portaerei. Allora, vediamo un po'. Abbiamo l'incrociatore che mi ha battuto prima là davanti e ovviamente sta cercando di abbattermi ancora una volta. Bastardone, bastardone. Devo cercare di avvicinarmi il più possibile. Oh, dannazione. Vabbè, ma non ho avuto la benché minima speranza. C'è una contraerea di tutto rispetto. E che cocchio, riparti con quei cavolo di aerosiluranti, dannazione. Oh, oh, nel frattempo mi dicono dalla regia che il nemico ha individuato la nostra nave. Tuttavia c'è una corazzata là davanti. Guardali. Che cocchio. Ok, proviamo ad avvicinarci a sufficienza. Dobbiamo cercare di fare un colpo il più preciso possibile. Vai così, aspetta ancora un attimo. Aspetta ancora un secondo. Proviamo, di solito sarebbe meglio pigliarla dal lato, ma porco cane, neanche a farla apposta, ha virato giusto in tempo. Vai così, vai così, non ce la fa. Non ce la fa virare e l'abbiamo presa. L'abbiamo presa con tutti e tre? No, due su tre non è male, perfetto. Ok, questa volta invece ho fatto partire i bombardieri. Porco cane, mi stanno intanto sparando, dannazione. Lo so, nave sotto attacco, portate pazienza. Possiamo ancora supportare un po' di danni, non è un problema. E vabbè, ma c'hanno una contraerea di tutto rispetto. Aspetta un secondo, ancora un attimo. E fuoco! Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì. Credo. Oh, ok, gli abbiamo fatto un po' di danni. Non tanti danni quanto ovviamente i siluri, ma meglio che nulla e non ce la facciamo. Provo comunque a sparare un secondo colpo, vediamo un po'. Vai ragazzone, vai ragazzone. E fuoco! Dimmi che ti ho preso. Non male, non male. Olè, perfetto. Ok, la nostra vittoria è a portata di mano. Al nemico resta solo quella corazzata. State buoni, avvicinatevi un po' di più. E pronti ad aprire il fuoco. Vai così. Uila! Bello, bello, niente male. Ok, proviamo a fare un secondo giro, ma lo ritengo abbastanza difficile. Ah, ok, non è stato necessario. Nel frattempo i nostri colleghi hanno effettivamente abbattuto l'ultima corazzata. Non male, di solito faccio abbastanza schifo con la portaerei. Questa volta invece ci siamo aggiudicati una netta vittoria.
Buono dai, io direi che allora anche per questo episodio ci possiamo fermare qua. Vi ricordo che World of Warship è un gioco che potete scaricare gratuitamente. Vi lascio un link in descrizione. Potete anche ottenere dei premi inserendo il codice che trovate in sovraimpressione, solamente se siete dei nuovi giocatori che si avvicinano a World of Warship per la prima volta. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti. E noi ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!